Benvenuti sulla pagina Tourism Peschiera. È mercoledì, siamo in barca, chiaramente in compagnia di Giotto che ci accompagna sempre, e stiamo navigando verso la Fossetta. La Fossetta è uno dei quattro canali che circondano e passano attraverso la fortezza di Peschiera del Garda. Li potete vedere in questa foto aerea benissimo. Noi stiamo navigando in quello più piccolo, sull'estrema sinistra. Ebbene, questo canale è scavato artificialmente, chiaramente per dotare la fortezza di un sistema, diciamo, difensivo ad acqua, ecco, possiamo chiamarlo così, appunto di protezione. Questo canale, appunto, come ho detto, scavato artificialmente, crea, diciamo, una barriera naturale, che è una barriera d'acqua, lungo la fortezza di Peschiera del Garda, che vi ricordo una fortezza costruita dalla Serenissima Repubblica di Venezia a partire dal 1550 ed è oggi patrimonio mondiale dell'umanità. Ecco, stiamo adesso proprio entrando in questo canale, in questa fossetta, e siamo davanti al saliente Cantarane. Il saliente Cantarane è altro che parte del bastione ed è la convergenza delle due cortine ai due lati che, incrociandosi e unendosi in questo punto, formano questo saliente che è costruito in rosso Verona e chiaramente, come guardandolo in questa immagine, sembra quasi una prua di una grande nave. Ebbene, questo è il bastione che guarda a sud fondamentalmente della fortezza di Peschiera ed è uno dei cinque. Infatti qua abbiamo il bastione Cantarane, proseguendo in questa direzione incontreremo il bastione Feltrin per incontrare poi il Tognon, il Querini, il San Marco, ritornando poi al punto in cui siamo adesso, ovvero al bastione Cantarane. Bene, questo canale, questa fortezza, è di fatto una cosa un po' particolare, perché sembrerebbe la fortezza essere soltanto alla mia destra, ma in realtà anche la parte sinistra, che è tra l'altro la ciclabile Eurovelo 6, che è tra le più frequentate in Europa e congiunge tra l'altro in questo tratto Peschiera del Garda con Borghetto, che è uno dei borghi medievali più belli d'Italia, e per chi ha gamba può arrivare tranquillamente fino a Mantova, una città spettacolare, proprio attraverso questa ciclabile che passa in fianco alle mura, ma è essa stessa parte del sistema difensivo veneziano. Infatti questa si chiama controscarpa veneziana. Questi terrapieni che vedete, queste parti interrate, sono proprio sistemi difensivi. A volte ci si dimentica di questo, ma in realtà è proprio così. Quindi ecco, si cammina e si pedala proprio sulla storia. E questo è già un valore aggiunto. Ecco, la partenza con le bici per una bella gita su questa ciclabile, che tra l'altro è esclusiva per le biciclette, completamente in piano, ed è veramente adatta a qualsiasi persona, a qualsiasi tipologia di ciclista, ecco. Bene, siamo in questo momento a metà del canale della Fossetta e alla mia destra cosa si vede? Si vede l'ex stabilimento ittiogenico di Peschiera. Abbiamo già fatto una puntata su questo stabilimento, che è la carta d'identità della storia di Peschiera. Lo potete trovare su YouTube, il canale è Tourism Peschiera, lì potete vedere tutti i video di approfondimento di Peschiera e anche ritrovare l'approfondimento dedicato a questo stabilimento. Adesso lo vediamo qua, chiaramente l'erba è incolta, sono zone che stanno per essere riqualificate e quindi sono proprio parti che vediamo adesso e non vedremo mai più. Vediamo la vasca proprio qua davanti in acqua, dove il pesce veniva fatto crescere, una volta fatto schiudere nel capannone che vi era appena più dietro. E questa è proprio parte della storia di Peschiera. Peschiera, il nome Peschiera, Peschiere, insomma, dice tutto. E Peschiera ha proprio la sua carta d'identità su queste opere. Beh, ma non solo, basta girare lo sguardo di 180 gradi e cosa vediamo? Vediamo una piccola darsena dentro la controscarpa veneziana, che chiaramente serviva per poter attraccare da un lato all'altro di questo canale, ma a pochi metri si vede cosa? Si vede l'inizio di un tunnel sotterraneo. Adesso lo potete vedere tra un attimo con un piccolo ingrandimento. Eccolo qua, è proprio l'inizio di un tunnel, eccolo, si vede benissimo adesso, perfetto. Questo fa parte di una storia nascosta, ma proprio letteralmente nascosta, che è la storia delle fortificazioni che si sono succedute dopo il periodo rinascimentale, quindi nel periodo della dominazione francese e asburgica, quindi parliamo da fine Settecento, quindi da dopo il trattato di Campoformio e la caduta della Serenissima, fino alla caduta, diciamo, dell'impero asburgico con l'espugnazione di Peschiera nel 1848, era il 30 maggio. Bene, si costruirono questi forti a protezione di Peschiera del Garda, come una corona intorno alla fortezza pentagonale.
e questi forti sono collegati da cunicoli sotterranei proprio, che fanno di Peschiera qualcosa veramente di misterioso, anche di una parte di storia che è veramente assolutamente ancora da riscoprire. Chiaramente la difficoltà è che gli accessi in questi tunnel sono sicuramente non sicuri, sono pericolanti, quindi ad oggi non sono accessibili, ma chissà, un domani potrebbero essere anche riqualificati e parti di essi potrebbero essere di nuovo fruibili. Bene, qua vediamo questa grande massicciata di questa cinta muraria. Qua dentro, fino a pochi anni fa, pochi decenni fa di fatto, c'era il carcere militare di Peschiera, che sorgeva sul il vecchio ospedale asburgico di Peschiera del Garda. E quindi siamo arrivati verso la fine di questa cortina muraria e stiamo per arrivare al bastione Feltrin, che vedrete nella prossima puntata. Infatti le prossime puntate, i nostri prossimi 5 appuntamenti riguarderanno ogni appuntamento un bastione. E quindi con queste notizie io vi lascio, vi ringrazio per il fatto che ci seguite sempre con attenzione. Ci rivediamo per scoprire la curiosità del bastione Feltrin, quindi viva Peschiera del Garda e viva il Lago di Garda!